Allora, signore, buongiorno. Oggi, meglio stanotte, è stata effettuata un'operazione molto importante in città che ha visto impegnati parecchi uomini e l'arresto di ben 32 persone indagate per l'associazione per delitto di stampo mafioso ed altro. L'operazione è estremamente importante perché Parole Povere abbiamo azzerato una cosca importantissima che nel territorio di Reggio Sud aveva il dominio totale e assoluto. Vorrei un tantino soffermarmi proprio su questo perché, come nelle migliori tradizioni siciliane, anche qui a Reggio Calabria, con questa metodologia di queste cosca che sarebbe il borghetto carino e tintato, riconducibile anche alla famiglia Libri, aveva una metodologia capillare di controllo del territorio, cioè dire praticamente queste persone si erano direi quasi sostituite allo Stato in quell'area, perché controllavano l'accesso nella loro area di pertinenza di tutte quelle persone che comunque dovevano svolgere un'attività lavorativa, perché per svolgere un'attività lavorativa in quell'area ci voleva il permesso dei capi. Quindi diciamo che proprio avevano instaurato un rapporto di proprietà di quell'area, di quel territorio, controllando tutta l'attività economica, sociale e quant'altro di quell'area dove loro ritenevano di essere padroni assoluti. Questo è quello che l'indagine lunghissima, cortesemente dai, qualsiasi problema si risolve, ecco, l'indagine che è stata diciamo per parecchio tempo ne ha colto tutti gli elementi che hanno consentito in maniera inconfutabile di poter contestare questo tipo di reato che attiene appunto all'attività estorsiva e anche a qualche omicidio e vari danneggiamenti in quell'area dove comunque loro operavano ed erano i padroni assoluti, si ritenevano tali. Oggi con questa operazione abbiamo dimostrato che lo Stato invece è molto presente in questo territorio e lo dimostrano tutte le operazioni che le forze dell'ordine e la magistratura sta portando avanti, con l'intento comunque di affermare in questa parte del territorio italiano quella che è una nostra diciamo politica intanto del Ministero, ma è anche diciamo come impegno nostro quello di restituire questa fetta di territorio che comunque è dilaniata dalla presenza della mafia in maniera così penetrante e così diciamo ossessiva sul territorio, per restituire ai cittadini. Certamente ancora c'è molto da fare in questa regione e ce la stiamo mettendo tutta, stiamo cercando di affrontare tutte le problematiche che oltre che riguardante l'attività estorsiva avete visto che abbiamo affrontato con grande diciamo celerità e con grande diciamo risultato importante le vicende che ci hanno visto i protagonisti in tutto il mondo in questa fase degli attentati ai magistrati e degli attentati che sono svolti qui alla Procura Generale e alla Procura della Repubblica, e il risultato è stato immediato e importante. Questa operazione dà forza ancora di più alla volontà dello Stato di dare risposte concrete su questo territorio, cioè dire qui il Ministro degli Interni, lo Stato in genere, tutto il Governo, tutte le forze dell'ordine, la magistratura stanno spendendo veramente il meglio di se stessi con l'impiego massimo di forze e risorse per dare delle risposte concrete. Al di là di qualsiasi enfasi che uno può adottare, ritengo che sia un fatto oggettivo quello che oggi si sta verificando, cioè a dire stiamo lavorando a 360 gradi, stiamo cercando di colpire ovunque c'è illegalità. Questa operazione di oggi, guardate che è molto molto importante, perché in qualche modo abbiamo, non dico azzerato completamente, ma fortemente ridimensionata una cosca che in quell'area era veramente asfissiante, era veramente pervasiva e toglieva la libertà di movimento alle persone. Ecco, questo è quello che veramente si può dire di questa cosca. Bene, adesso io passo la parola al procuratore che vi darà altre indicazioni.
Il procuratore ha avuto risolto il problema da quello che ha detto il questore. Perché non deve ripetere due volte le stesse cose. Come si diceva col vecchio codice, confermo il primo detto. Invece tengo a sottolineare ancora una volta, a ringraziare la questura e la squadra mobile di Reggio Calabria per l'impegno profuso, per la professionalità. È tutta un'indagine basata su intercettazioni telefoniche ambientali e su attività di polizia, pedinamenti, controlli, verifiche e così. Come ha detto il questore, noi andiamo procedendo cercando di sfruttare al massimo le risorse, che sono notevoli, ma sono sempre ovviamente calate in una realtà, come tutti sappiamo, molto difficile, molto impegnativa. Di andare a 360 gradi cercando metodicamente di svolgere indagini e conseguire risultati sia sul fronte patrimoniale, sia sul fronte dei latitanti e sia sul fronte delle associazioni mafiose. Oggi è il turno, il provvedimento del GIP riguarda, come ha detto il questore, la Cosca Borghese blindato, riguarda quindi questi affiliati del clan Libri, e anche questo è un passo importante in una direzione di marcia che, ripeto, cerca di coprire tutti i vari settori di quel fenomeno estremamente complesso, estremamente articolato, che è l'andrangheta e in particolare l'andrangheta Reggio Calabria. Per le indicazioni concrete, la parola al dottor Grosso. Sì, grazie. Le ordinanze sono 34 emesse dal GIP di Reggio Calabria, dottor Esposito, riguardano esponenti della cosca Zindato, Borghetto, Caridi. Ovviamente la gran parte dei soggetti sono appartenenti a questa famiglia mafiosa che, come voi sapete, sono consorziate nella più ampia famiglia mafiosa dei Libri. In realtà nel lavorare la quinta sezione, dottor Oliveri, su questi soggetti, ovviamente lo spunto dell'attività investigativa trae origine da una miriade di episodi di estorsione, di danneggiamento, di incendi, di colpi di proiettili, ovviamente cose che assistiamo quotidianamente purtroppo. Dall'insieme di questi elementi, analizzati nell'insieme, appunto sono tenuti fuori responsabilità penale di soggetti appartenenti a questa famiglia mafiosa, dove è venuto fuori come è stato detto prima, un controllo del territorio veramente capillare sui quartieri di Modena, Ciccarello e San Giorgio Extra. Nell'analizzare il comportamento di queste famiglie abbiamo avuto anche modo di rilevare come ci sia stata anche una spartizione del territorio, anche con le famiglie contigue territorialmente della famiglia Rosmini e della famiglia Serraini. Quindi gli arrestati di oggi sono per la gran parte Borghetto, Zindato Caridi, ma anche esponenti della famiglia Rosmini e la famiglia Serraini, in particolare Diego Rosmini, che risulta essere il reggente della famiglia Rosmini in questo momento storico. Aveva una capacità di penetrazione del territorio molto forte, a tal punto che i proprietari, quindi parliamo di appalti privati, non pubblici, non erano neanche liberi di poter decidere a quale ditta affidare i lavori per ristrutturare la propria abitazione, per costruire il proprio palazzo, perché loro imponevano con violenza e con atti di intimidazione la scelta della ditta compiacente o vicina a queste famiglie mafiose. Quindi capite bene che è un problema fondamentale di libertà e di democrazia, perché oggi in alcuni quartieri cittadini di Reggio Calabria non sono liberi neanche di scegliersi il muratore a cui affidare il tinteggiare le pareti e il proprio appartamento. Questi erano veramente pericolosi da questo punto di vista. Abbiamo documentato come hanno incendiato autovetture, come hanno esposto colpi di pistola alle saracinesche, come hanno incendiato attività commerciali e quant'altro. Addirittura in un caso, mi pare che sia l'estorsione all'attività commerciale la Pasta Fresca, episodio del 2008, uno degli esecutori materiali venne addirittura, ci fu un incidente di percorso, rimase ustionato mentre dava fuoco a questa attività commerciale e venne ovviamente nell'immediatezza arrestato.
le attività investigative che già erano in corso, che poi sono proseguite, sono riuscite a documentare che quella intimidazione, quell'incendio in cui c'era caduto il tizio Arabesca ustionato in quel momento, in realtà era riconducibile all'attività estorsiva della famiglia Zindar, Borghetto, Caretto. Ringrazio la quinta sezione, dottor Oliveri, gli uomini che veramente con grande professionalità hanno ricostruito una serie di episodi di estorsione e di danneggiamento con precisione, puntualità, con costanza, fino ad arrivare oggi a aver ricostruito le dinamiche delle condotte criminali, quindi essere in grado anche di ascrivere a questi arrestati di oggi le loro responsabilità penali. Siamo riusciti anche a individuare il movente e l'autore di un omicidio del 2006, l'omicidio di Lauteta, che oggi viene ascritto alla responsabilità di Zindato Francesco, che è uno dei colpiti da questa misura cautelare e che purtroppo questa notte è l'unico che si è sottratto alla cattura. Volevo solo aggiungere, perché è noto che è sfuggito nel comunicato stampa, che il GIP che ha disposto il proponente, il dottor Andrea Esposito, ed è indicato. Come procura distrettuale, le indagini sono state eseguite dal dottor Marco Colamonici e dal dottor Giuseppe Lombardo, che naturalmente ringrazio, perché voi capite bene che per ora tutti i miei colleghi sono, diciamo, super impegnati e super stressati nelle condizioni di lavoro che più o meno potete immaginare. C'è stata qualche denuncia da parte degli esposti? Ovviamente. No. Cioè, laddove ci sono stati fatti, come dire, visibili a tutti, cioè saracinesche danneggiate, macchine incendiate, eccetera, c'erano state denunce contro i gnomi. Sulle estorsioni, chiedo scusa, avete accertato delle tariffe base, diciamo, che venivano chieste per esempio ai negozianti, al di là dell'imposizione, ecco, della manodopera, delle ditte, però non sai commerciali, c'erano delle tariffe. Si può rispondere, dottore Cortella, anche tu, che ci sia di tutto un po'. Perché, no, se c'erano delle tariffe, diciamo, base... No, il tariffario preciso non c'era, ma uscire da 1.000, 2.000, 3.000 euro in base alla circostanza, al mese. Quindi 3.000 e 3.000. Dottore Cortella, in questa operazione ci sono arrestati un allenatore, Gianni, di una squadra grande greganica che va molto bene, un direttore sportivo. Che ruolo avevano nella operazione? Sì, praticamente sono il Borghetto, è sicuramente un elemento di spicco della omonima consorteria, e Anni è un personaggio molto vicino al soggetto. Entrambi sono stati indicati nel punto A dell'ordinanza e quindi della selezione nebbiosa, e quindi è come aderenti e come cari, diciamo. In particolare perché. Quali sarebbero, leggo nell'elenco, credo Antonino Caridi, credo sia il genero di Mico Libro, a meno che non sia un omonimo. A parte lui, così che a logica mi sembra essere un personaggio di spessore, quali sarebbero i personaggi più. Detto Cino. Checco Zindato. Zindato Francesco, detto Checco, e Caridi Santo, che è il fratello di Antonino detenuto. Credo che quando si mettono la camicia avrà anche il colletto bianco. Ma non lo sappiamo. Non lo so la definizione di colletto bianco, che cosa. No. Siamo. No. Parte la parte. Siamo, e questa è un'attività tipicamente di mafiosa, di controllo, più che di controllo, di sfruttamento del territorio, di tutte le attività commerciali. Questo è il livello importante dell'operazione. Siamo sempre allo stesso discorso. Non esiste una 'ndrangheta militare distinta dalle altre. Esistono indagini che, per come si svolgono, colpiscono un aspetto o un altro. Quello di stamattina è l'aspetto di sfruttamento economico del territorio. Come nell'elenco, almeno non si tratta di un caso di omonimia, dovrebbe esserci l'ingegnere. Certo, Demetrio. Demetrio Eugenio. È un ingegnere. Avrà messo il colletto bianco questo.
Scusate, a proposito di elenco, leggo 32 nomi, però ne mancano due. Ci sono due persone allo stato un altro di Parisi di minore importanza che manca alla porta. Grazie. Parisi? Parisi, sì. Come si chiamava lì, no? Ok. Che passa, no? Un problema logistico. No, sposta il dottore Pignatone. Aspetta, no. Posso mettermi qua? No, è a scuola. No, e allora? Va benissimo. E allora ci sei? Allora. Si è liberato il territorio da una forte presenza di 'ndrangheta che appunto opprimeva la vita civile dei cittadini. L'indagine della squadra mobile ha individuato precise responsabilità riconosciute dal giudice, gli appartenenti alla cosca Borghetto, Zindato, Caridi, quindi è più in senso lato lo storico clan Lippi. La caratteristica di questa operazione, che è peraltro dimostrativa di cose proprio da manuale di 'ndrangheta o di mafia in genere, è lo sfruttamento capillare di tutte le attività sul territorio, dall'estorsione in denaro, cioè la richiesta di pagamento di somme di denaro periodicamente, alla imposizione di ditte amiche vicine ai vari boss mafiosi per lavori quasi tutti privati, di importi anche minimi, ma vale il principio che nulla deve sfuggire alle cosche. I cittadini hanno collaborato? I cittadini in questa occasione non hanno collaborato, i risultati sono frutto di intercettazioni telefoniche ambientali e di attività di polizia. Sono servite anche le collaborazioni dei pentiti? No, qua siamo a indagini di 2 anni fa circa, i pentiti hanno cominciato a parlare da 15 giorni, quindi ci vuole un poco di tempo, ma qualche risultato, come sapete, c'è già stato. Una consorteria che è comunque legata ai libri? Sì, sono storicamente collegate al clan Libri, ed erano, diciamo, attive nei Trioni Modena e San Giorgio Extra di Reggio. Il territorio era stato spartito pacificamente con le altre due cosche dell'area? Questo è evidente che a Reggio in questo periodo c'è una pacifica convivenza fra le cosche. Speriamo che piano piano noi riusciremo, come lo sforzo di tutte le articolazioni dello Stato, a riportare un maggior grado di libertà per i cittadini. Grazie. Il procuratore, posso parlare? Riesci? La serie di cronaca, vedo che non sono qua. Non cambia niente.